L'interesse composto è l'interesse calcolato sulla base sia del capitale iniziale che dell'interesse accumulato nei periodi precedenti. Si ritiene che abbia avuto origine nell'Italia del XVII secolo. In pratica lo si può definire come l'interesse sugli interessi. La cosa principale e più bella è che farà crescere una somma a un tasso più veloce dell'interesse semplice, che viene invece solo calcolato sull'importo principale, cosiddetto principal in inglese. Te lo spiego fino in fondo proprio oggi. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare. Il tasso al quale maturano gli interessi composti dipende dalla frequenza di capitalizzazione. Maggiore il numero di periodi di capitalizzazione, maggiore è l'interesse composto. Ad esempio, l'importo dell'interesse composto maturato su 100 composto al 10% anno sarà inferiore a quello su 100 composto al 5% semestrale dello stesso periodo di tempo. L'interesse composto ha una particolare importanza per i giovani: più tempo hai per trarne vantaggio, maggiore sarà la tua ricompensa lungo la strada. Il meccanismo di tasso di interesse può generare rendimenti sempre più positivi in base all'importo del capitale iniziale, una sorta di effetto a valanga. Ciò ha portato alla coniazione della frase il miracolo dell'interesse composto. Ma come funziona praticamente? Poiché l'interesse composto include gli interessi accumulati nei periodi precedenti, cresce a un ritmo sempre più rapido. Ad esempio, se prendessimo un prestito, eh sì, proprio così, perché l'interesse composto non è solo sugli investimenti, ma può anche esistere sui debiti. Oppure, meglio, un investimento di 10.000 euro e sappiamo di guadagnare o pagare un 8% anno, una media raggiungibile con il mercato azionario. Quanto avremmo, ad esempio, dopo 5 anni? Beh, possiamo andare su uno dei tanti vari siti che ce lo calcolano in automatico o, per educazione finanziaria nostra, possiamo anche volere capire come fare a mano i calcoli per capirne appieno il concetto, il suo meccanismo, il suo funzionamento. La formula per capire, la lascio qui in sovrapposizione, è quella che vediamo qui ed è P tra parentesi 1 più I, chiusa parentesi, N meno P. Mentre quella per capire quale sia il nostro patrimonio totale alla fine di questa è invece sempre uguale a P tra parentesi 1 più I, chiusa parentesi, N meno 1, dove P è il capitale iniziale, I definisce il tasso di interesse che pensiamo di realizzare, invece N è il numero di anni di durata del debito o dell'investimento. Facciamo un esempio pratico con i calcoli per capire tutto? Beh, assolutamente, se no non si capisce niente. Andando a sostituire i dati nella formula, metteremo 10.000 alla P1 più 0,08, che è il nostro tasso di interesse, chiusa la parentesi 5, che sono gli anni, meno 1, dove appunto 10.000 sono il nostro capitale iniziale, la nostra P. Poi all'interno della parentesi abbiamo messo 0,08, che corrisponde all'8%, l'interesse che pensiamo di avere durante questi anni, e sostituiamo alla lettera N, infine, il numero 5, che sono gli anni di capitale di interesse composto. Per cui avremo come passaggio intermedio 10.000 tra parentesi 1,469328078 meno 1. In questo passaggio abbiamo fatto la elevazione della formula interna alla parentesi tonda, per cui come risultato finale abbiamo 14.693 euro, con un guadagno di 4.693 euro nell'arco di 5 anni. Perché è importante sapere e capire questa formula? Perché l'interesse composto include gli interessi accumulati nei periodi precedenti. Cresce a un ritmo sempre più rapido. Nell'esempio sopra, sebbene l'interesse totale pagabile nel periodo di 5 anni o di questo prestito sia solo di 4.693 euro circa, l'importo degli interessi non è lo stesso per tutti e tre gli anni, come sarebbe con gli interessi semplici. Gli interessi pagabili alla fine di ogni anno sono sempre crescenti rispetto all'anno precedente. L'interesse composto può aumentare significativamente i rendimenti dei propri investimenti nel lunghissimo termine. Mentre un deposito di 10.000 euro che riceve il 5% di interesse anno semplice guadagnerebbe 50.000 euro di interesse nel totale di 10 anni, l'interesse composto anno del 5% su 10.000 euro ammonterebbe a circa 62.889 euro rotti nello stesso periodo. Ma la variante tempo è importantissima, infatti bisognerebbe cominciare al più presto per capire tutta la magia di questo interesse composto. I giovani al giorno d'oggi spesso trascurano di risparmiare per la propria pensione. Io l'ho fatto tardissimo, quasi a 40 anni. Però per le persone di 20 anni il futuro sembra così lontano e danno più peso a spese che sembrano più urgenti, magari che sono spese futili e di facciata. Eppure questi sono gli anni in cui l'interesse composto è il punto di svolta. Risparmiare piccole somme adesso,
può ripagare enormemente lungo la strada, molto più che risparmiare importi più elevati, magari più avanti nella vita. Per fare un altro esempio di questo effetto, diciamo di avere due amici di che decidono di investire. Abbiamo Pasquale e Riganello. Sono due amici di pura fantasia, eh? Pasquale inizia a investire a 20 anni, 100 euro al mese, sul mercato azionario con un ETF, magari globale, che garantisce una media del 12% di rendimento annuo. E lo fa fino ai 60 anni, per cui per 40 anni lui porta avanti questo pack, questo investimento. Il povero Riganello, invece, che ha la stessa età di Pasquale, inizia solo a 40 anni con lo stesso rendimento, ma invece di metterci 100 euro al mese, ce ne mette 1000 euro al mese, fino al raggiungimento appunto anche lui dei suoi 60 anni, per cui 20 anni di investimento e 20 anni in meno rispetto a Pasquale, che investe 1200 euro l'anno per 40 anni, mentre il piccolo Riganello investe 12.000 euro l'anno per 20 anni. Il risultato sarà che Pasquale avrà generato circa 1 milione di euro abbondante, mentre Riganello 950.000 euro. Potrebbe sembrare un esercizio inutile, ma non lo è. Chiunque comincia prima parte avvantaggiato. Pasquale, per esempio, durante il tempo avrebbe potuto lavorare in un posto migliore e ricevere magari uno stipendio migliore o ridurre le proprie spese e aumentare nel corso del tempo il suo investimento da 100 a 200 o forse anche, chi può dirlo, anche a 300 euro di investimento mensile. E alla fine avrebbe avuto molto di più di Riganello, un patrimonio molto più cospicuo del suo amico che aveva iniziato 20 anni dopo di lui. Sebbene il miracolo dell'interesse composto abbia portato alla storia l'apocrifa di Albert Einstein, definendolo l'ottava meraviglia del mondo o la più grande invenzione dell'uomo, il compounding può funzionare anche contro i consumatori che hanno, per esempio, dei debiti, dei prestiti che comportano tassi di interesse molto elevati, come i debiti della carta di credito, ad esempio quelli in revolving. Un saldo della carta di credito di 20.000 euro, trasportato al tasso di interesse del 20% composto mensilmente, comporterebbe un interesse composto totale di 4.388 euro in un anno, o circa 365 euro al mese. Sul lato positivo, il compounding può funzionare a tuo vantaggio quando si tratta, ad esempio, di investimenti ed essere un potente fattore di creazione della tua ricchezza personale. La crescita esponenziale derivante dall'interesse composto è importante anche per mitigare i fattori di erosione della ricchezza, come l'aumento del costo della vita, l'inflazione e la riduzione del potere d'acquisto che da questo ne deriva. Gli ETF offrono agli investitori uno dei modi più semplici per sfruttare i vantaggi dell'interesse composto. La scelta di reinvestire i dividendi derivati dall'ETF o magari scegliere degli ETF che sono ad esempio ad accumulazione sfrutta già questo vantaggio e possono aiutare molto nel far crescere il proprio patrimonio totale. Bene, fammi sapere nella sezione commenti qui sotto cosa ne pensi di queste mie considerazioni. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, per fare piacere a me e per farmi crescere sulla piattaforma. Aiuti l'algoritmo e anche me. A te costa un attimo, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per favore di iscriverti, di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Se poi vuoi organizzare una call di educazione finanziaria, ti ricordo che puoi trovare il link qui sotto in descrizione. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti. Arrivederci a un prossimo video. A presto, ciao!